passati 41 anni da quando annunciarono al mondo di essersi sciolti, i Beatles hanno pubblicato album soltanto dal 62 al 70 e smisero di esibirsi dal vivo nel 66. 8 anni, un tempo sufficiente però a dare un'impronta indelebile al mondo della musica e del costume del XX secolo. Una mostra inaugurata a Santa Maria Gualtieri, organizzata dai Beatlesiani d'Italia associati, espone una parte del molto materiale messo insieme da Furio Sollazzi, che dei Fab Four è uno dei più grandi appassionati in Italia. Fino a domenica sera sarà possibile visitare la mostra liberamente. LP e 45 giri originali, fotografie, improbabili traduzioni dei titoli in ogni lingua, ma anche orologi, brillantina, addobbi natalizi e ogni genere d'oggetto targato Beatles. E poi, immancabile, il vero feticcio di ogni appassionato, il biglietto dell'unico concerto italiano il 24 giugno 1965 al Velodromo Vigorelli di Milano. Un giorno indimenticabile per chi c'era. Era pomeriggio d'estate, era in giugno, faceva un caldo terribile, c'era un sole accecante. Loro erano vestiti di un completino alla Fantozzi nero di panno pesantissimo, sudatissimo. Con tutto questo Ringo, il batterista, rideva. E io mi ricordo i lampi di sole sui denti di Ringo quando rideva. Fanno bella mostra di sé anche gli strumenti musicali, certo non proprio quelli imbracciati da Lennon, McCartney, Harrison e Ringo Starr, ma gli stessi modelli, proprio quegli strumenti che in occasione del concerto di Piazza della Vittoria di sabato sera a partire dalle 18 verranno usati per suonare quelle note che hanno reso immortali 4 ragazzi di Liverpool. Back in the USSR.